quest'anno, non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. I balneari toscani hanno accolto con favore la proroga delle concessioni fino alla fine del 2024, varata dalle commissioni bilancio e affari costituzionali del Senato, con l'approvazione di emendamenti presentati dalla maggioranza. Anche se spiegano, prolungano l'agonia. Quello che chiedevano loro era in effetti, come promesso in campagna elettorale, ulteriori negoziati con l'Europa per disapplicare la Bolkestein. Molto meno la proroga è piaciuta a Bruxelles, da dove tutto era partito nel 2006 con l'ormai celebre direttiva sul libero mercato dei servizi. L'obiettivo dell'allora commissario per la concorrenza e il mercato interno, l'olandese Frits Bolkestein, a guidare la commissione c'era Romano Prodi, era quello di permettere a qualsiasi cittadino europeo di proporre all'interno dell'Unione la propria attività. I tempi della direttiva erano chiari, obbligo di applicazione gennaio 2017. Un'ennesima proroga non poteva che far storcere il naso all'Europa. Occorre assicurare parità e concorrenza, hanno fatto sapere. La procedura è già aperta e ulteriori rinvii non miglioreranno la situazione. Gli stabilimenti toscani interessati, perché privati, sono circa 900. Rischiano non solo di perdere la concessione, ma nel caso la mantenessero, di vedersi aumentare, e non poco, il canone di locazione. Tant'è che le cause su questa questione pendenti al TAR sono 140, ma le udienze non sono state fissate e le sentenze potrebbero slittare, perché, ha spiegato il presidente del Tribunale amministrativo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, sarebbero sentenze inutili in caso di proroga delle concessioni. C'è però da dire che negli anni l'immagine dei balneari tutti contrari è sempre più sbiadita. Molti di loro ritengono che l'apertura delle concessioni sia anche un modo per ripristinare una certa equità tra gli stessi stabilimenti. Un esempio? Il Twiga di Briatore, forse lo stabilimento più esclusivo della Versilia, paga 17.000 euro l'anno per un fatturato di circa 6 milioni. I dati sono del 2021. Insomma, il decreto mille proroghe arriverà in aula il 14 febbraio. Se le proroghe saranno 1001, come pare, potrebbe essere difficile per Roma e Bruxelles celebrare la festa dell'amore.